Lei non so se sa bene come è fatto l'asse d'equilibrio, che era un attrezzo di ginnastica che usava quando ero molto giovane io. È un asse lungo e stretto su cui bisogna camminare senza cadere. Sull'asse dell'equilibrio è il titolo assegnato quest'anno dal Centro di Ricerche Einaudi al suo 17° rapporto sull'economia globale e l'Italia. Secondo il professore Mario De Aglio, che ha condotto l'analisi dei 7 ricercatori che hanno contribuito al rapporto, il mondo occidentale si sta mantenendo sul sottile filo dell'economia di mercato, resistendo agli scossoni della finanza. Il baratro è da entrambe le parti dell'asse. Per mantenere la rotta è necessario contare sui punti di forza della nostra nazione. Prima di tutto, la coesione. Se si fa la guerra continua, all'ultimo comma, all'ultima cosa, non si combina niente, e allora vedremo gli spread che ripartono, e questi spread comunque non sono una cosa che non conta. Vuol dire, guardi, 100 punti di spread sono 10 milioni al giorno in più che spendiamo. Secondo De Aglio, l'Italia non è affatto uscita dall'incubo dello spread che ha catalizzato l'attenzione dei mercati negli ultimi mesi. Il nostro paese non potrà tagliare le tasse, come sostengono tanti politici in campagna elettorale, perché gli standard ai quali dobbiamo attenerci sono frutto di un patto europeo siglato da Giulio Tremonti prima e da Mario Monti poi. Non siamo più un paese totalmente sovrano, come non lo è nessuno nell'Unione. L'Unione sta lentamente occupando degli spazi e dicendo ai suoi membri cosa fare. Quindi la vera soluzione non la troviamo a Roma, la troviamo a Bruxelles. Sono ormai 4 anni che il rapporto Einaudi ha come tema prevalente la lettura della crisi nei suoi aspetti economici, finanziari, sociali e politici. Per la prima volta invece è possibile intravedere la luce alla fine del tunnel. Se la politica sosterrà la tenacia delle imprese italiane, allora il 2013 sarà un'occasione di riscossa. Il 2013 è un'occasione. Avremo ancora un segno annuale negativo, ma sarà un negativo molto più basso di quest'anno, di un'economia che potrebbe, da febbraio, da marzo, cominciare con più 0,1, che è una roba da niente, fa ridere rispetto alle cadute, e poi sperabilmente robustirsi.